100 milioni regalati a Roma bastavano per ricompensare il Veneto colpito dall'ultimo alluvione, le parole del governatore Zaia a Renzi in regione. Sempre in diretta Rete Veneta per la prima visita ufficiale da Presidente del Consiglio di Matteo Renzi, speciale focus TG con collegamenti e reazioni. Carabinieri hanno arrestato due rapinatori, parte del comando che assaltò il portavalori Aveggiano sparando a un vigilante e sequestrandone un altro. Saranno le indagini a stabilire quanto accaduto a Nicola, il 17enne di Monselice è morto mentre rincasava in bici dopo una notte in discoteca, ora si cerca il suo portafogli. Provengono dall'istituto Scalcerle di Padova i 5 studenti campioni mondiali di robotica, il titolo conseguito a giugno in Olanda, oggi il plauso del sindaco Ivo Rossi. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di TG Padova. Dunque una lunghissima giornata, come sapete seguita anche in diretta da Focus TG, oggi per la visita di Matteo Renzi. Tra le tante cose di cui si è discusso, soprattutto il tema del rischio idrogeologico per questa regione duramente colpita ancora dagli allagamenti, dal maltempo di inizio febbraio. Bene, Zaia, in questo incontro, tra l'altro di 5 minuti, poi in privato, anzi più di 5 minuti in privato, con il nuovo Presidente del Consiglio, ha parlato proprio di questa tematica che riguarda in particolar modo Padova, come sapete ancora una volta colpita soprattutto a Battaglia Terme e Montegrotto, nel momento in cui a Roma si discute ancora una volta di regalare centinaia di milioni di euro alla capitale. Non abbiamo parlato del Salva Venezia, però so che il Salva Roma vale 450 milioni di euro. La nostra alluvione della quale ho parlato vale una cifra uguale, per cui penso proprio che il Salva Roma se la deve andare, quantomeno. Abbiamo sentito parlare di progettualità, di programmi, però noi siamo una regione che paga 21 miliardi di tasse all'anno e vorremmo vedere diminuita la pressione fiscale. È al 68,5% oggi e i nostri imprenditori sono degli autentici eroi. E poi lavorare sul cuneo fiscale in modo tale che i lavoratori abbiano più soldi in busta paga. Tra l'altro Zaia ha accolto il Premier Renzi nelle ore in cui ha scoperto di essere il governatore più amato d'Italia insieme a Enrico Rossi della Toscana, Zaia del Veneto, con una percentuale di gradimento pari al 57,5%, è il Presidente di Regione più amato d'Italia nel quarto trimestre 2013. Rossi conferma la sua posizione, invece Zaia sale in questo trimestre. Subito dopo di loro Stefano Caldoro, in quarta posizione Deborah Serracchiani del vicino Friuli Venezia Giulia, un raggio di sole in un mare di tempesta, dice Luca Zaia, in un momento così difficile della vita del paese trovo straordinario che così tanti cittadini credano nella buona amministrazione, nel mio progetto di concentrarmi 24 ore al giorno sui problemi veri e concreti della gente del territorio e non sulle beghe della piccola politica. Veniamo dunque alla ricostruzione di questa lunga giornata di Matteo Renzi in Veneto e tutte le cose che ha annunciato. Vediamo. L'arrivo in Veneto per la prima visita ufficiale da Presidente del Consiglio Matteo Renzi, seguito passo passo dalle telecamere di Rete Veneta in uno speciale Focus TG. C'era molta attesa perché è il primo ufficiale. Eccolo qua, Treviso, che bello incontrare gli studenti, sentivo la mancanza. Le promesse e le prime parole del Premier dopo una passeggiata per le vie di Treviso contestate da alcuni manifestanti organizzati. Noi ridurremo di almeno 10 miliardi il cuneo fiscale. Come lo riduci può essere modulabile, mi spiego. Se tu riduci l'IRAP, cioè l'imposta sulle aziende, le aziende hanno immediatamente un elemento di concretezza economica. L'appello di sindaci e imprenditori, poi l'incontro privato con il presidente Luca Zaia. Beh, i voti a inizio anno non si danno, li si danno quando arrivano le pagelle, se uno non studia, non produce, sono dolori, ovvio, no? Lei che speranze ha? Beh, io ho le speranze che hanno tutti i cittadini che si vedano risolti i problemi e questa è una partita importante. Penso anche che noi abbiamo delle virtuosità che debbono essere diventare, questo l'ho detto a Renzi anche nell'incontro privato, che debbano diventare occasioni di laboratorio a livello nazionale. Ora il dossier del Veneto è in mano a Renzi, ha detto il governatore, dopo le parole si aspettano i fatti. Io credo che sia particolarmente interessante che nelle prossime ore con il ministro Giannini e con la struttura anche di Palazzo Chigi lavoriamo a quel progetto straordinario di edilizia scolastica che sarà uno dei motori di sviluppo nel 2014 italiano.
Bene, speriamo. Dunque, oltre a questo, l'abbassamento del cuneo fiscale, come avete sentito, cosa molto attesa anche dalle imprese del Padovano. Torniamo, dopo la tensione di ieri, a seguire la vertenza Artoni. Oggi la manifestazione davanti alla prefettura. Questo è solo un primo momento che è un momento di protesta, ma... Continua la protesta dei lavoratori dell'Artoni dopo le tensioni di ieri con le forze dell'ordine davanti agli stabilimenti dell'azienda di logistica. Si sposta però davanti alla prefettura di Padova, dove una ventina di lavoratori ha manifestato con un sit-in. Non hanno voluto incontrare il prefetto perché, dicono, la responsabilità dei fatti di martedì è interamente della prefettura, che non ha gestito il tavolo di trattativa, schierandosi apertamente con la proprietà. Ha dimostrato invece di essere al servizio dei poteri forti, invece che cercare di comprendere, no, la gravità di quello che aveva fatto Artoni fin dal 23 di dicembre e su quello cercare di indurre Artoni a modificare l'atteggiamento. Non smettono di accusare Artoni di aver compiuto un atto criminale lasciando a casa lavoratori della cooperativa. Attaccano l'azienda REA, secondo i COBAS, di voler eliminare dalle trattative un sindacato scomodo. Sottolineano che lasciare licenziare questi lavoratori significa consegnarli alla criminalità. In attesa della manifestazione di sabato a Padova, i COBAS annunciano che le proteste si estenderanno anche ad altre sedi della società di trasporti. Qua è in gioco la dignità, sono in gioco i diritti, è in gioco la democrazia, perché quando un problema sociale grave come quello dei licenziamenti viene trasformato in un problema di ordine pubblico, vuol dire che la democrazia non è più un qualcosa che, su cui si possa affidare. Un insospettabile dirigente d'azienda, un ex mala del Brenta, due persone che secondo i carabinieri farebbero parte del comando che assaltò il portavalori a Veggiano 2 anni fa. Quella sera del 21 aprile di 2 anni fa fuggirono con un bottino di quasi 110.000 euro dopo aver scatenato l'inferno nel parcheggio dell'Iperlando di Veggiano, aver ferito una guardia giurata con un colpo a bruciapelo e averne sequestrata un'altra per coprirsi la fuga. Abbiamo sentito 3 o 4 spari, ci siamo girati, le due ragazze erano salite dietro e abbiamo visto praticamente un signore accasciarsi davanti alla porta d'ingresso del supermercato. Un'azione fulminea, paramilitare. Per quell'assalto al portavalori della Civis, i carabinieri hanno individuato 2 dei 5 appartenenti al comando. Massimo Nalesso, 59enne, con un passato nella mala del Brenta, e l'insospettabile dirigente di un'azienda di spedizioni, Cristian Baldan, 43 anni. Lo scorso novembre furono sorpresi a bordo di un'auto rubata. Nel garage, intestato a uno dei due affiesso d'Artico, c'era un arsenale di armi. È un gruppo organizzato, questo l'abbiamo visto sia la sera stessa dell'assalto al portavalori, lo abbiamo visto in occasione dell'operazione fatta dai colleghi di Vicenza che hanno recuperato questo arsenale, quindi disponevano anche di armi abbastanza potenti per compiere colpi così organizzati. Quella notte hanno atteso che 2 dei 3 vigilantes prelevassero i soldi dalla cassa continua, poi l'assalto. Nel garage i militari hanno individuato il Kalashnikov, la pistola rubata al vigilantes e una potente moto troncatrice, la stessa usata per tagliare le lamiere del furgone blindato. Riconosciuta dalla guardia che fu caricata nel bagagliaio, a casa di uno degli arrestati c'erano anche molti scontrini del bar frequentato dagli uomini della Civis, probabilmente tenuti sotto controllo da settimane. Sicuramente l'impegno è massimo e speriamo di arrivare ad una risposta, diciamo, definitiva e individuare tutto il gruppo. Su questo ovviamente stiamo lavorando e le indagini sono serrate. Ecco invece l'esito per quanto riguarda la politica delle primarie di Fratelli d'Italia, un candidato unico del centrodestra, dicono. Secondo i dati diffusi da Fratelli d'Italia, le primarie dei giorni scorsi avrebbero votato 3.000 persone in provincia, quasi la metà di quanti hanno partecipato dunque a quelle del centro-sinistra. Esito della consultazione, il centro-destra si coalizzi per esprimere un unico candidato e non perdersi in 1.000 rivoli. I padovani chiedono che il centrodestra si aggreghi attorno possibilmente ad un nome nuovo che non rappresenti, diciamo, la vecchia politica e che rappresenti una coalizione il più aggregante possibile. Il nome di Saia proprio non vi piace? No, assolutamente no, può essere una scelta plausibile.
Dichiarazione fotocopia che sta tanto per un nessuno dei due ci va bene. Pronti dunque a correre da soli, anche perché il 21% dei votanti, dietro contributo di 2 euro, vorrebbe un candidato Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Il 9% è pronto a sostenere il leghista Bitonci, il 7% un eventuale nome di Forza Italia, il 3% appena sarebbe per Saia, non gradito perché da tempo allontanatosi dall'area. Temi e priorità che i votanti hanno elencato. Primo fra tutti la sicurezza, un diverso utilizzo dei vigili, poi rivitalizzare il commercio in centro. Per riuscire a trovare una candidatura unica che possa sconfiggere la mala gestione di Ivo Rossi, Flavio Zanonato di questi ultimi anni. Intanto guardate queste immagini perché è partita anche la campagna del candidato leghista Massimo Bitonci, già esposti in città 13 cartelloni, simbolo della politica antidegrado che il rappresentante del Carroccio intende intraprendere. I manifesti sono stati affissi in alcuni punti cruciali per l'incuria cittadina, dice. Ogni cartellone si riferisce al luogo in cui è affisso e segnala i problemi di quella zona assieme alla soluzione per risolverlo, spiega Bitonci. Obiettivo della campagna è proprio puntare sulla sicurezza, in particolare nei punti critici della città. Veniamo adesso ad altre notizie in breve da Padova e provincia. 21 arresti e 17 denunce è il bilancio della maxi operazione dei carabinieri del comando provinciale di Padova nell'ambito di un servizio di controllo contro il degrado, lo spaccio e attività criminose in genere. Tra questi c'è anche uno gigolo per uomini che ricattava i suoi clienti estorcendo loro denaro. Era appena uscita di casa in sella alla sua bicicletta, ma nell'affrontare una curva ha perso l'equilibrio, finendo nel fossato che costeggia la strada. È morta così Anna Maria Alfier, 73enne di Massanzago. L'incidente nel primo pomeriggio di oggi. Sul posto per i rilievi la polizia locale del campo sampierese. Hanno distrutto la vetrina del negozio per rubare un centinaio di euro. Magro bottino per i ladri autori del colpo nella notte tra lunedì e martedì al timbrificio San Marco di Via Turazza in zona Stanga. È il primo furto subito in 30 anni, ci spiega il titolare, convinto che gli autori siano gli stessi che nelle ultime settimane stanno battendo a tappeto tutti i negozi della zona. Verrà aperta un'indagine sulla morte di Nicola Tincani, 17enne di Monselice, morto affogato nelle acque del canale Bisatto. Il ragazzo stava rincasando in bicicletta dopo una notte in discoteca con gli amici. A far aprire le indagini è la mancanza del ritrovamento del portafoglio del giovane. Intanto è stata disposta l'autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso. Ora vi presentiamo 5 giovani che sono i geni padovani della tecnologia per i robot. Noi siamo il Buzz Team e dopo aver vinto gli italiani siamo andati ai mondiali e abbiamo vinto il Super Team, la competizione del Super Team a Eindhoven. Una vittoria che vale il titolo di campioni mondiali di robotica categoria Super Team. Ed è così che questi 5 giovani cervelloni, studenti dell'Istituto Sculpture di Padova, si sono portati a casa dall'Olanda lo scorso giugno un oro mondiale. Abbiamo portato un robot costruito da noi, il quale attraverso la programmazione e alcune funzioni, quindi anche coi sensori, doveva recuperare una vittima al termine di un percorso. Una sfida tutt'altro che semplice. Per noi che magari non sappiamo molti linguaggi di programmazione, non è stato molto semplice. Ma è bastato crederci sin dal primo giorno per arrivare al traguardo. Una volta arrivati alle nazionali, a un certo punto che abbiamo visto che iniziavamo a ingranare e andava tutto bene, ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo arrivati fino al mondiale. Grande ingegno e tanta creatività per una passione nata già dai primi anni di scuola superiore. Fin da quando eravamo in prima abbiamo iniziato a lavorare un po' con la robotica, con questi progetti qua, e i nostri professori ci hanno sempre incentivato. E quindi siamo riusciti anche in questo caso a completare degli obiettivi. Oggi lo stesso sindaco di Padova, Ivo Rossi, ha voluto complimentarsi con loro con l'augurio che anche il futuro possa regalare loro queste grandi soddisfazioni. Siamo alla programmazione per questa sera, avete sentito un annuncio dal Veneto di Matteo Renzi, il taglio di 10 miliardi al cuneo fiscale, parlano le aziende strangolate della casta, questa sera Focus nel giorno della visita appunto di Renzi, in studio con il direttore Luigi Bacialli alle 21.05, Bruno Cesaro, Eugenio Benetazzo, Michele Celeghin, Alberto Montagnier, Gianni Castellan, Francesco Celotto, Renato Cesca, Paolo Vescovo, in studio anche i lavoratori sindacalisti dell'Electrolux che oggi non hanno incontrato Renzi, sapete, e di altre aziende in crisi. È tutto per questa edizione di TG Padova, grazie per averci seguito e buona serata.